Ciao ragazzi, nuovo video tutto tech. Questa volta andiamo a creare le scene per poter utilizzare il nostro SkyQ con il nostro dispositivo Broadlink. Come facciamo? Lo vedremo dopo, vi basterà fare delle semplici operazioni perché si sono facilitate molto di più rispetto al 3 e andremo a vederle insieme. Finalmente, non per chi ha seguito i vecchi video della creazione degli scenari sull'app di prima gli HC4EU, poi Broadlink, ci sono delle belle novità, sì, positive. Non c'è più la minata delle tempistiche tra un tasto e l'altro, insomma, sembrerebbe tutto rinnovato e fatto bene, però noi creeremo un po' di scenari, così potrete vedere, più se ne creano naturalmente più potrete utilizzare completamente con la voce Sky, e poi passeremo sulla nostra assistente domotica e vedremo un po' cosa fare. Per cui direi che si può incominciare. Cominciamo! Creiamo la nuova scena. Entriamo nell'app Broadlink, clicchiamo il tasto più in alto a destra, aggiungi scena, scene definite dall'utente, icona della scena. Questo è puramente indicativo, non ha nessuna importanza, quindi sceglietene una a caso. Nome della scena, la chiameremo Sky Cinema 2. Salva. Aggiunge dispositivo. Questo significa che noi dobbiamo indicargli a quale dispositivo deve essere legata questa scena, a Sky, e con l'impostazione del telecomando di Sky digitiamo sul tastierino numerico, quindi 1, 2, 3, e inseriamo il numero del canale che ci interessa, quindi 3, 0, 2. Ok, facciamo salva e la scena è stata creata. Il nostro dispositivo vocale ci invia un pop-up per dire che c'è una nuova scena, la rilevata. Torniamo nella home dell'app di Broadlink, ecco qui la scena creata, Sky Cinema 2, e adesso passiamo sull'applicazione del nostro assistente vocale. Il tasto in basso a destra, altro, routine, e creiamo una nuova routine. Tasto in alto a destra, più, inserisci nome routine, ci clicchiamo e mettiamo Sky Cinema 2, avanti. Quando questo accade, quindi voce, qui dobbiamo dare l'indicazione proprio del comando, Sky Cinema 2, avanti, dobbiamo aggiungere l'azione, quindi noi quando daremo questo comando vocale cosa deve fare? Azione, casa intelligente, controlla scenario e andiamo a pescare Sky Cinema 2. Il nostro dispositivo vocale accenderà Sky Cinema 2, quindi facciamo aggiungi, ricontrolliamo, i passaggi sono quelli corretti e facciamo salva. Il pop-up ci indica che ci vorrà circa un minuto prima che la routine sia pronta per poter essere utilizzata. Procediamo con la prova. Cinema 2. Cambiato canale. Come avete visto, si è semplificato molto i passaggi che bisognava fare per riuscire a creare una scena e poi una routine. Quindi bisogna sempre creare la routine sulla app del nostro assistente vocale. Però rispetto ad una volta che bisognava macchinare con il 3, lo 0, l'1, tutti i numeri, dagli il nome, togli il nome, si sono semplificate e snellite le procedure. Sì, poi a un certo punto avevano tolto la selezione delle tempistiche tra la pressione dei tasti per selezionare cifre a tre numeri, per esempio 101, 301, 302, e adesso c'è ancora quella funzione, ma per altri scopi. Per poter selezionare il canale adesso basta scriverlo, finalmente. Lo scrivi, selezioni i tre numeri che ti servono, due, quello che sono, e poi dopo confermi e vai a creare la routine dall'altra parte. Tanta roba, dai, un piccolo, piccolo ripensamento su Broadlink dopo anni di rottura. Diciamo che la lancetta inizia ad andare sul ci può stare, dai. Ce se può fare, se può fare. Ragazzi, vi ricordo che qui sotto vi lasciamo il link in descrizione per poter acquistare il vostro dispositivo Broadlink. E io direi che per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo. Ciao! Ciao! Ragazzi.